registro solo un dato, che la legge che lui chiama valore cultura ha avuto, diciamo, il merito, e su questo siamo tutti d'accordo, di aver scassato un CDA che aveva lavorato per 2 anni risanando il San Carlo, di aver rotto un clima istituzionale, di aver compattato tutto il teatro contro una legge e di aver creato una lacerazione istituzionale pericolosa. Quindi questo è sicuramente un merito del Ministro. Per il resto non voglio fare polemiche, noi appena andrà via il commissario, finito il suo lavoro che gli ha dato il Ministro, ci siederemo su quel tavolo dove abbiamo lavorato per 2 anni benissimo, ricostruiremo un clima di armonia e faremo volare il teatro come è volato in questi anni. Quindi adesso basta polemiche, si lavora, ovviamente io starò sempre, ogni minuto, al fianco del teatro, dei lavoratori e le lavoratrici, in una battaglia giusta che per interessi non di carattere generale hanno portato a un commissariamento che considero un atto grave sul piano politico, istituzionale, amministrativo e giuridico. Un sindaco collabora sempre istituzionalmente come sindaco, per il resto aspettiamo che il commissario poi ritorni a casa sua e si ripristini le gestioni. Siamo in democrazia, non c'è bisogno di commissari. Il teatro ha funzionato benissimo in questi 2 anni, si commissaria quando ci sono buchi economici, quando qualcuno ruba, quando non si lavora bene. Andatevi a vedere il CDA come ha lavorato in questi 2 anni, forse cominciava a dare fastidio perché dava valore alla cultura, esaltava le maestranze interne. Abbiamo cominciato a vedere delle esternalizzazioni che non ci convincevano, appalti esterni e altre cose di questo tipo. Quindi bisogna tornare a una gestione ordinaria. Il commissario, a cui ho dato, come dire, gli auguri di buon lavoro perché mi ha telefonato ieri, farà il suo lavoro, mi auguro nel più breve tempo possibile, e poi si deve tornare a una gestione ordinaria e possibilmente fare delle leggi un po' meglio nel futuro, un po' migliori, perché francamente, ripeto, ha avuto il privilegio di scassare tutto questa legge del Ministro Braga. Su questo siamo tutti d'accordo. Sindaco, la decisione dei lavoratori di non rispettare in alcuni casi il programma del San Carlo, non so, vuole fare un appello? Io credo che loro devono puntare molto sulla cultura e sulla loro creatività e sull'arte per far capire quanto sia giusta la loro battaglia, perché non sono affatto isolati. Che 400 lavoratori rispetto a 4 componenti di missionari che hanno abbandonato la nave, mi sa che i numeri stanno da una certa parte, quindi devono secondo me andare nelle scuole, andare a fare flash mob, andare a suonare nelle metropolitane, aprire il teatro per esempio a tutta la città gratuitamente, a far capire che non è una difesa di privilegi ma anzi è una difesa dell'autonomia del teatro, della cultura diffusa, della dignità dei lavoratori, dei loro salari, perché un lavoratore che guadagna 1.400 euro e ha il 35% della decurtazione dello stipendio è un attacco al lavoro e ai lavoratori. Così come un maestro di orchestra che dopo 10 anni guadagna 2.000 euro e per coprire magari sprechi del passato si vede ridotto lo stipendio del 35%, loro devono spiegare questo alla città. Io su questo, da sindaco e da presidente della fondazione, tornerò a essere da qui a qualche giorno, staremo sempre dalla loro parte.